Arriva una sconfitta in rimonta, non per parlare di attenuanti, però quanto è inciso l'infortunio di Menini nella rotazione che già era risicata nel secondo tempo? Sicuramente ha la sua importanza, però per fortuna abbiamo un gruppo abbastanza lungo, quindi è un problema sicuramente, perché quando manca qualche giocatore importante è sempre un piccolo problema. Però devo dire la verità, i ragazzi sono stati molto bravi a compensare questa perdita. Anche chi è entrato ha fatto bene, penso che alla fine della partita l'abbiamo persa non tanto per dettagli, alla fine è stata un po' anche una partita insomma equilibrata, giusta, dove il pareggio secondo me poteva anche starci. Complimenti agli avversari perché hanno vinto, perché chi vince ha sempre ragione, e forse qualche falletto fischiato in maniera sbagliata, però anche gli arbitri fanno i loro errori, quindi come sbagliamo noi allenatori, sbagliano i giocatori, sbagliano anche gli arbitri. Con massima onestà intellettuale dobbiamo ammettere che oggi hanno sbagliato un po' ad approcciare alla gara, però non fa niente, succede, andiamo avanti. Una sconfitta che è ovvio che faccia male, perché non è mai bello perdere, soprattutto quando sei in casa tua, davanti a questo splendido pubblico, però sappiamo che, come ho sempre detto, è un campionato molto livellato, quindi puoi vincere e perdere qualsiasi gara. Oggi sono stati più bravi gli avversari, testa sabato prossimo e vediamo di ricominciare da capo. Sul portiere di movimento utilizzato nel finale, cosa è mancato, se è soltanto una questione di lucidità dettata dalle fatiche di 3 partite in 7 giorni o se c'è qualcos'altro sotto l'aspetto tecnico che non ti è piaciuto? Guarda, è difficile commentarlo perché praticamente l'abbiamo provato a fare 4-5 volte, dove è sempre terminato con qualche passaggio appoggio sbagliato in maniera abbastanza elementare, senza neanche pressione della difesa avversaria, quindi non lo so se la stanchezza delle 3 partite in 7 giorni oppure la poca lucidità nel momento della partita, però sicuramente si è notato un calo fisico di quei errori banali che però normalmente non commettiamo. Secondo me abbiamo sentito questa settimana pesante, siamo venuti qua, va bene, anche loro hanno giocato 3 partite, no? Ma 2 fuori, poi Menini si è fatto male nell'inizio della gara, ma ci sta, capita in un campionato lungo. Difficile di dire che cosa è mancato. Cerchiamo di ripartire lunedì più forte di prima, cercare di lavorare, migliorare ogni aspetto per continuare a crescere. E il campionato è lungo, non è, alla fine il campionato è come finisce, non come inizia. Sono fiducioso con la nostra squadra, come stiamo lavorando. Risultato negativo a lungo di 25-26 giornata capita. L'importante è, come ti ho detto prima, cercare di migliorare un aspetto, che è quello che stiamo facendo. In partita così capita, dobbiamo ripartire più forti e cercare di migliorare il campionato a lungo.